Barba Nera è uno dei personaggi più ambigui di One Piece, un uomo malvagio fino al midollo e dai poteri mai visti prima, che agisce a suo avviso al di fuori del bene o del male, ma facendo ciò che si pone tra il necessario e l'inevitabile, un uomo che da 40 anni continua la sua lotta contro il mondo intero, un uomo i cui sogni non moriranno mai. Ma cosa sappiamo davvero sul suo passato e quali misteri ancora irrisolti nasconde? Ebbene, in questo video parleremo proprio di questo. Vedremo tutta la sua storia ad oggi nota e spiegheremo in ogni dettaglio tutti i suoi veri piani e obiettivi. Partiamo subito. 40 anni prima delle vicende che stiamo vivendo oggi nel manga, il mondo di One Piece vive già nell'era della pirateria, un'epoca dove i mari sono governati da due pirati, in particolare Goldie Roger e Rocks Dick Sebek, due uomini che saranno centrali per la storia di Barba Nera. Mentre le loro ciurme terrorizzano i mari e mettono a soqquadro la marina, su un'isola invernale nasce nel 3 di agosto un bambino il cui nome contiene la lettera D. Nasce Marshall D. Teach. Sulla sua infanzia non sappiamo moltissimo, ma possiamo ipotizzare con certezza che fin da ragazzo Teach ha avuto la possibilità di entrare in contatto con informazioni sui frutti del diavolo e su quelle che sono anche le informazioni note del mondo di One Piece, concentrandosi però principalmente sullo studio proprio dei frutti del diavolo stessi, di cui diventa un esperto dopo anni di studio approfondito. La sua vita continua così dunque finché non rimane orfano, abbandonato dall'intera famiglia. Sono anni questi che Teach passa senza dormire a causa del grande freddo della sua isola, tanto che la prima volta che lo vediamo nella sua infanzia ci viene mostrato piangente davanti alla luna, ma è anche questo il periodo in cui il ragazzo si convince di quale frutto del diavolo voler mangiare, ovvero il Dark Dark, un frutto del diavolo di tipo Roja che consente di governare l'oscurità, potendola generare e controllare. Siamo di fronte a uno dei frutti del diavolo più potenti e temibili del mondo di One Piece. Arrivato all'età di 12 anni, deciso più che mai a prendere in mano il proprio destino, Teach decide così di mettersi in azione, di prendere la via del mare e di iniziare la propria ricerca del frutto tanto desiderato, e il fato lo porta a conoscere Barba Bianca, uno degli ex pirati di Rocks Dick Sebek, che si era messo in proprio creando la propria grande flotta pirata dopo la sconfitta dei pirati di Rocks da parte dell'alleanza tra la Marina con Garp e i pirati di Roger. Teach, trovatosi davanti a Edward Newgate, uno dei più importanti pirati mai esistiti nel mondo di One Piece, capisce così che quella è la sua più grande opportunità, la più grande opportunità che gli sia mai capitata sotto il naso. Il suo sogno, lo Yami Yami no Mi, tutto è a portata di mano adesso, tutto sta andando per il verso giusto. Prendere il mare con Barba Bianca è la scelta migliore per trovare il frutto tanto desiderato, quello stesso frutto che in futuro lo renderà la più grande minaccia mai esistita, quello stesso frutto che per anni ha rappresentato il sogno per eccellenza. Teach qui dunque si prostra davanti a Newgate supplicandolo di entrare a far parte della sua ciurma, riuscendo così a prendere il mare e a mettersi davvero alla ricerca del Dark Dark. Due anni dopo, 26 anni quindi prima degli eventi attuali, Marshall di Teach assiste così allo scontro tra Goldie Roger e Barba Bianca, unendosi allo scontro tra le due flotte, conoscendo per la prima volta un ragazzo poco più giovane di lui, un ragazzo di nome Shanks, facente parte della flotta di Roger. In questi anni Teach impara così le regole che muovono davvero i mari, assiste alla forza dei più grandi uomini mai esistiti e tutta questa esperienza diventa un bagaglio inestimabile.
esperienza che scaturisce poi ancora 2 anni dopo a seguito dell'esecuzione di Roger, evento che dà ufficialmente il via alla grande era dei pirati. A seguito di tale spartiacque per la storia del mondo di One Piece, in una data purtroppo ancora ignota, Teach incontra infatti nuovamente Shanks, in un incontro che scaturisce in uno dei duelli più violenti mai vissuti da entrambi i ragazzi. Duello nel quale Teach infligge la cicatrice che tutti noi conosciamo all'occhio del rosso. Passano così 6 anni da quando il ragazzo è entrato a far parte della grande famiglia di Barba Bianca, 6 anni vissuti però nell'ombra dei grandi volti del mare, 6 anni di ricerche infruttuose. Teach decide qui dunque di abbandonare l'idea di mettere le mani sullo Yami Yami no Mi, optando per godersi i tesori e la vita a bordo della nave sotto il comando di Ace. Ma in realtà i sogni degli uomini non muoiono mai e anzi spesso rimangono celati nei loro cuori finché qualcosa non li risveglia. Un anno prima delle vicende dell'inizio di Luffy, all'età di 37 anni, Marshall di Teach si trova così faccia a faccia con il suo destino. Sach, comandante della 4ª divisione dei pirati di Barba Bianca, sale un giorno sulla nave di Ace, affermando di aver trovato un frutto dall'aspetto insolito. Frutto che Teach riconosce subito. Quello davanti a lui è il sogno, lo Yami Yami no Mi, il frutto dell'oscurità che tanto stava cercando, è finalmente davanti ai suoi occhi. Colto da una terribile follia, il desiderio risveglia in Teach il sogno, risveglia la sua vera natura, quel Teach che calcolava ogni mossa, quel Teach studioso ed esperto, quel Teach estremamente machiavellico, cinico e spregiudicato, riemerge dalle tenebre del suo cuore. Il destino si materializza così davanti agli occhi del pirata, che uccide Sach rubando e mangiando il frutto del diavolo, realizzando quello che era stato il sogno finora, decidendo così di dare inizio finalmente alla sua epoca. Marshall di Teach scappa e abbandona così la ciurma di Barba Bianca, fondando la sua flotta e assumendo il nome per la prima volta di Barba Nera. Ottenuto il Dark Dark e creato il proprio Jolly Roger, è tempo ora per Teach di fondare quindi anche la sua ciurma, scegliendo appositamente ogni membro, partendo proprio da Jesus Bargis, un uomo dalla forza smisurata, brutale e violento, ma che sopra ogni altra cosa crede nel destino come fautore della storia di ogni persona, proprio come il suo nuovo capitano. Il secondo membro è poi Doku, un uomo cagionevole di salute che è certo dell'esistenza della fortuna e della sfortuna, in possesso di un bagaglio notevole di esperienze mediche. Lafitte, navigatore della ciurma in questa prima fase della storia, è un uomo anch'esso violento e brutale, certo della realizzazione del sogno. Vanugger è infine il cecchino dell'equipaggio, caratterizzato da una precisione senza pari e dai riflessi tra i più veloci nel mondo tutto di One Piece. Con questa prima ciurma, Barba Nera sviluppa così il suo secondo obiettivo: entrare a far parte della Flotta dei Sette, un'organizzazione di pirati affiliati la marina, in modo da poter entrare nei territori del governo mondiale senza essere arrestato. Nel frattempo però che questo nuovo piano inizia a delinearsi e la ciurma inizia a prendere forma, Ace, suo ex comandante, rimane estremamente deluso dal comportamento di quello che una volta considerava magari persino un suo amico, e perciò decide di dare la caccia a Teach, decisione che ci porterà a uno dei climax più terrificanti nella storia di Barba Nera e di Portuguese di Ace. La prima opportunità per entrare nella Flotta dei Sette si balena davanti agli occhi di Teach così a seguito della sconfitta di Crocodile, occasione nella quale il capitano ordina alla Fit di raggiungere Marie Joa con l'obiettivo di proporre il suo nome come successore di Crocodile, ottenendo però un rifiuto categorico da parte della marina, e la Fit torna così verso la sua nuova ciurma che si trova ora presso l'isola di Jaya. A Jaya, Teach incontra qui per la prima volta uno dei volti che cambieranno il futuro del mondo di One Piece. Seduto presso il pub di Mock Town, Teach incontra infatti proprio Monkey di Luffy, con cui inizia a battibeccare sul gusto della crostata che stavano mangiando. Scontro verbale e culinario che finisce però a seguito dell'intromissione di Nami, che chiede all'oste informazioni su come raggiungere l'isola nel cielo, venendo però derisi da tutti in quanto sogno
sognatori. Teach, seduto ora in mezzo alla strada, si mette a ridere affermando che l'isola nel cielo esiste come, e urlando che i sogni delle persone non svaniscono mai. La sera stessa Teach vede le taglie di Luffy e Zoro, decidendo di catturarli e di offrirli al governo mondiale in cambio della sua entrata nella ciurma dei sette. Purtroppo per lui però questo piano fallisce miseramente e anzi la sua nave viene persino distrutta dal mulinello che determina poi il loro arrivo a Banaro poche settimane dopo. Qui Teach scopre delle vicende di Enies Lobby, decidendo di dirigersi a Water 7 per catturare l'avversario, ma prima della partenza la ciurma di Barbanera viene trovata proprio da Portoghese di Ace, in cerca di vendetta. Teach propone al suo ex comandante quindi di unirsi alla ciurma, confessando il piano di uccidere Luffy per portarlo poi al governo, ma Ace replica che quello è suo fratello e che perciò non accetterà mai la proposta dell'avversario. E qui ha inizio uno scontro all'ultimo sangue, dove scopriamo per la prima volta i temibili poteri dello Yami Yami no Mi. Scontro che termina però con la cattura di Ace, consegnato ora al governo mondiale, che riconosce Barbanera come un membro ufficiale della flotta dei sette. Il sogno continua, il destino è dalla sua parte. Diventato membro della flotta dei sette, Barbanera può ora continuare a sognare, dando inizio alla terza fase del suo piano, diventare un imperatore dei mari. Pochi giorni dopo la nomina, Teach viene infatti chiamato al rapporto per unirsi alla grande guerra che la Marina sta per affrontare contro Barba Bianca a Marineford, con la volontà di voler mettere su la più grande forza militare mai vista prima. L'obiettivo del pirata diventa ora quello dunque di prendersi la testa dello stesso uomo che gli ha permesso di iniziare la sua avventura, accogliendolo come un figlio, Barba Bianca. Approfittando della sua nuova posizione, Teach decide così di dirigersi a Impel Down, prigione di massima sicurezza, per reclutare i nuovi membri della sua ciurma, rubando una nave della Marina e forzando l'entrata mentre l'intera struttura era pervasa già dalla ribellione messa in atto da Luffy e Buggy. Qui abbiamo così un nuovo incontro tra i due antagonisti, con Barbanera che avverte Luffy di un imminente spettacolo in arrivo di lì a poco. Prima di dirigersi a Marineford, Teach riesce grazie a Shiryu a sopravvivere allo scontro con Magellan e assolda nella ciurma anche San Juan Wolf, Avalo Pizarro, Vasco Shot e Katarina Devon. I più grandi criminali che il mondo di One Piece abbia mai conosciuto sono ora riuniti sotto una stessa bandiera, quella di Barbanera. Una volta giunti a Marineford, la nuova ciurma aspetta così l'indebolimento fisico e spirituale anche di Barba Bianca, che dopo la morte di Ace inizia il duello contro Barbanera, rinnegandolo come figlio e morendo in piedi, mentre i nuovi compagni di Teach stendono un telo nero su quel cadavere. Barbanera a questo punto entra sotto il lenzuolo e ne esce pochi minuti dopo, dimostrando di essere riuscito a rubare i poteri del frutto Gura Gura prima in possesso di Barba Bianca, minacciando di distruggere l'intera isola per iniziare al meglio la propria era e abbandonando la flotta dei sette servita solo per andare ad Impel Down. Barbanera diventa qui il primo essere umano mai esistito ad aver ottenuto i poteri di ben due frutti del diavolo, un Roja e un Paramiscia. Solo l'intervento di Shanks il Rosso pone fine allo scontro, obbligando Teach a battere in ritirata, salpando verso il nuovo mondo. Qui la ciurma di Barbanera sconfigge innanzitutto i pirati di Bonney, chiamando la Marina per fare uno scambio, Bonney in cambio di una nave abbastanza grande da permettere a Wolf di spostarsi. Sulla nave della Marina però ecco arrivare anche l'ammiraglio Sakazuki, che mette in fuga l'intero equipaggio. Proprio in questa occasione però scopriamo anche che Akainu è diventato il nuovo grande ammiraglio, a discapito di Aokiji, che lascia la Marina decidendo, poco più di un annetto dopo, ma non oltre insomma, di unirsi come decimo comandante proprio alla flotta di Barba Nera, che nel frattempo disintegra anche tutti i pirati di Barba Bianca rimasti, diventando ufficialmente il nuovo imperatore dei mari, conquistando quindi i territori del vecchio Newgate.
Dopo questa fase di conquiste, Barba Nera consolida il suo potere e decide perciò di rendere l'isola di Achinosu il suo rifugio, portando molti pirati in cerca di libertà e tesori a unirsi alla sua causa, il tutto mentre continua ovviamente la sua ricerca verso i migliori frutti del diavolo, ricerca che porta Bargis a Dressrosa ad esempio, per cercare di prendere il frutto una volta appartenuto ad Ace, arrivando fino ai giorni nostri. Barba Nera scopre qui infatti della nomina di Luffy come quinto imperatore a seguito dell'incursione nei territori di Big Mom, mentre l'arrivo di Gecko Moria svela il casino che era accaduto a Reverie con l'armata rivoluzionaria. Gli eventi del Reverie in particolare convincono Quidditch a salpare alla ricerca del frutto Mero Mero, il paramiscia in possesso di Bo Hancock, una ricerca che porta il pirata e la sua flotta proprio su Amazon Lily, unendosi allo scontro tra la marina con il pacifista Seraphim e l'esercito dell'isola. Barba Nera qui riesce a prendere Boa per il collo, inibendola dall'uso dei poteri con l'obiettivo di rubarle il frutto, cosa che però porterebbe alla pietrificazione eterna dei suoi sottoposti. A salvare quindi questa situazione di stallo è proprio Silver Sraelith. Uscito sconfitto da questo scontro, Teach rapisce Kobe portandolo con sé ad Achinosu, con l'obiettivo di usarlo come merce di scambio con il governo, affinché questo riconosca ufficialmente Achinosu come nazione, come il regno di Barba Nera. Peccato solo che Kobe ora fa parte della SWORD, ovvero ha lasciato la marina, e perciò il governo non risponde più delle sue azioni. In tutto ciò però la guerra a Wano termina, e ipotizzando che qualcuno tra Law e Kid poteva recarsi sull'isola di Whinner, Teach decide di incarcerare Kobe, mettendolo quindi sull'isola dei pirati, lasciandolo lì, e si dirige con Bargis, Vanugger e Doku presso Whinner con l'obiettivo di rubare le copie dei Red Poneglyph al malcapitato di turno. Su Whinner Barba Nera affronta così i pirati di Law, che ne escono sconfitti, tanto che Law è un passo dalla morte. Il piano di Teach diventa così ora quello di rubare l'Ope Ope dell'avversario per usarlo al fine di ottenere l'immortalità, ma Beppo salva il capitano lasciando Barba Nera a bocca asciutta. A seguito di tali eventi, l'unica cosa che sappiamo su Barba Nera e la sua flotta è che una zattera si sta dirigendo proprio verso Egghead, luogo in cui avverrà un incidente che cambierà il mondo intero. Sarà Barba Nera a essere presente su quella zattera. Questa era tutta la storia di Barba Nera in One Piece, ragazzi, fino a questo momento. Fatemi sapere nei commenti se vi piace come personaggio e su quale altro pirata vi piacerebbe vedere il prossimo video dedicato a One Piece. E noi ci rivediamo come sempre alla prossima.